Buongiorno a tutti, è lunedì, nuova settimana. Oggi e domani sono a casa, quindi sono inizio settimana molto carica. Tra l'altro mi vedete abbastanza addormentata perché mi sono svegliata davvero da poco e sono le 9:30, quindi insomma, ho dormito un po' stamattina. Ste è partito di si è svegliato alle 6:30. Io alle 6:30 ero nel mondo dei sogni. Infatti, come vedete, devo ancora finire di aprire le finestre di tutta casa. Mi manca in realtà soltanto lo studio. Comunque, prima cosa, colazione. Tra l'altro, parlando di colazione, l'altra sera, sabato sera, siamo stati a casa della cugina di Ste, che è in dolce attesa, ve l'avevo già accennato, e le è venuto il diabete gestazionale. E parlando un po' insomma, della dieta che deve seguire tutto quanto, mi ha fatto notare che nei cappuccini, questi qua già pronti nelle capsule, c'è tantissimo zucchero, insomma non sono proprio salutari, effettivamente lo immaginavo, però insomma sono davvero pieni di schifezze, se vogliamo, e quindi ho deciso che vado a finire gli ultimi che abbiamo in casa, giusto perché li abbiamo, e poi appena finiscono facciamo il cappuccino tradizionale. Quindi utilizzeremo magari la capsula del caffè per il caffè, perché non faccio mai il caffè nella moka. E per fare invece la schiuma utilizzerò il latte normale con l'aggeggino, quello proprio per fare la schiuma, che in realtà ce l'ho, e quindi ho deciso di fare questa cosa. Nuovo obiettivo di questo mese, non fare più questo cappuccino, ma fare quello fatto in casa. Però vabbè, adesso li finisco, quindi stamattina faccio ancora lui. Sicuramente è molto comodo questo perché in 30 secondi è pronto, quindi anche quando sono di fretta la mattina riesco a prepararmi una colazione al volo, però farlo in casa sicuramente è meglio, quindi questo è l'obiettivo del mese. Tra l'altro non so se ci avete fatto caso, ma mi è venuto in quest'ultimo mese uno sfogo pazzesco qua, in questa metà del viso, quindi anche un po' il mento, però in realtà il mento un po' meno, specialmente la zona qui delle guance, piena di brufoletti, sottopelle, punti neri, imperfezioni. E penso sia dovuto un po' magari anche proprio al fatto di tenere la mascherina tante ore durante il giorno. Però la mascherina la tenevo anche prima e non avevo degli sfoghi così. E penso sia dovuto alla cura che mi ha dato il ginecologo, che devo seguire per un po' di mesi. Adesso vediamo. Questo è cioè, sto iniziando il secondo mese di cura. E da quest'ultimo mese, insomma, mi sono venuti questi brufoletti tipo da quindicenne, no? In adolescenza. E temo sia causato dalle pastiglie che sto prendendo, però non lo so, non sono sicura, ma secondo me sì, perché insomma, da quando ho iniziato a prenderle ho iniziato a vedere appunto questi sfoghi. Vabbè, teniamo duro e sto facendo anche delle maschere proprio per cercare di ridurre queste imperfezioni sul viso, però vabbè, ci sono, quindi teniamocele. Finisco la colazione, vado a cambiarmi perché sono ancora in pigiama, prendo assolutamente le mie pastiglie tutte le mattine prima della colazione, in realtà lo faccio normalmente, quindi prepariamole subito. E dopo oggi nel pomeriggio, magari anche poco prima di pranzo, vado dai miei che stanno finendo di sistemare un po' il salotto. Vi ho fatto vedere qualcosa nello scorso video, quindi vado ad aiutarli. Tra l'altro, dovete sapere che io anni fa facevo una fatica a prendere le pastiglie quelle grandi perché non riuscivo a mandarle giù, cioè non ce la facevo proprio. Invece sono diventata bravissima adesso, queste sono molto grandi, eppure vanno giù in un attimo. Ho imparato, a 30 anni ho imparato a prendere le pastiglie.
E preparata, così fra poco esco. Volevo farvi vedere un attimo cosa abbiamo messo nello studio. Ho cambiato ancora la disposizione, forse non vi avevo più fatto vedere, perché questa stanza sapete che non mi convince mai e non mi convincerà mai, però adesso l'abbiamo riempita un po' di più e quindi sembra un po' più carina, vi faccio vedere. In pratica abbiamo portato la scarpiera nello studio. Sia questa che questa prima erano in garage, scusate, e tenevamo le scarpe sia in questa che in questa. Poi abbiamo portato questa che abbiamo messo qui dove c'è la finestra, e questa la uso principalmente per tenere un po' di cose. Poi qui abbiamo spostato nuovamente la scrivania, perché prima questa e queste erano insieme messe così e se le utilizzava per lavorare, quindi aveva più spazio, diciamo, per computer e quant'altro, però stava proprio male, quindi ho rimesso la toeletta sotto lo specchio. E voi direte: cosa c'entra la sedia? Effettivamente non c'entra proprio niente, perché in realtà questa postazione nasceva come postazione trucco, che però è diventata la scrivania di Ste. È più comodo su questa sedia rispetto a queste, quindi questa è qui, e lui normalmente quando lavora da casa 2 giorni a settimana lavora qui. Qua invece c'è la sua postazione per giocare alla Play, PlayStation e monitor. Qui ci sono, scusate, è suonato, c'è il corriere di sicuro, esatto, Bartolini, andiamo Gioia. Allora, piccola interruzione perché mi hanno portato un pacchettino che si aggiungerà ancora a quella, a tutto il resto. Comunque, dove ero rimasta? Allora, qui appunto c'è la zona di gioco di Sequela Play, cassettiera. E qui abbiamo portato appunto dal garage l'altra libreria, in realtà è una libreria, però noi la usiamo come scarpiera, anche perché avendo diverse scarpe ogni volta andare giù, prenderle, portarle su, insomma qua sono sicuramente più comode, visto che qua in realtà ancora non c'è una camera da letto, abbiamo deciso di tenere le scarpe qui. Poi da questa parte, andando in camera da letto, vi faccio vedere cosa ho cambiato ancora. In realtà le cose che giro sono sempre le stesse, cioè non ho comprato niente di nuovo per la camera al momento, perché sapete che siamo in ballo su cosa fare. Comunque prima questa cassettiera era là, mi sembrava un po' tutto messo lì giusto per tappare i buchi e gli angoli, quindi l'ho spostata, l'ho messa su questa parete. E su questa parete più lunga c'è soltanto la cassettiera con la televisione. La camera non l'abbiamo ancora confermata, però abbiamo deciso, diciamo, cosa fare per quanto riguarda l'armadio, che verrà messo su questa parete. Quindi prima, ad esempio, ho chiamato l'elettricista e gli ho chiesto se si potevano fare vari spostamenti, quindi portare tutti gli interruttori e le prese che ci sono adesso su questa parete nella parete opposta, qui dove c'è il letto, che tra l'altro ormai è qui da più di forse due mesi, no, però quasi. Non l'abbiamo più spostato perché così ci troviamo bene. Abbiamo voluto vivere la camera con il letto su questa parete per vedere se effettivamente era comodo, ci piaceva, e siamo sempre più convinti di voler tenere, diciamo, questa disposizione in camera. E non l'abbiamo più spostato da quando l'ho girato la prima volta. Per Natale, secondo me, non avremo l'armadio, penso, però non lo so, in caso anno nuovo, armadio nuovo. E non vi faccio vedere il colore che abbiamo scelto, come l'abbiamo strutturato, perché voglio che sia una sorpresa quando poi ci sarà. Non vedo l'ora, io me lo immagino, però vederlo poi sicuramente è un'altra cosa. E poi ci sono altri progetti in camera, ma che voglio valutare bene bene bene, quindi intanto partiamo con quello e poi si vedrà. Adesso
Detto questo, oddio, mo che letteralmente scioppata perché continuo a inseguire Gioia per giocare e è caduta. Comunque, finisco di sistemare due o tre cosine, devo anche pagare l'ultima rata della partita IVA, delle tasse che avevo quest'anno per la partita IVA. Le ho divise in piccole rate, in diverse più rate per pagare tutto un po' per volte, non tutto in un colpo. Quindi questa sarà l'ultima e poi per quest'anno non ci penso più e lo voglio fare prima di uscire di casa, perché la scadenza, diciamo, è proprio oggi, quindi faccio il bonifico ed è una cosa fatta. E nulla, vediamo più tardi. Abbiamo finito di cenare, come avete visto stasera ho fatto il pollo e infarinato, così resta un po' più saporito rispetto al classico pollo, piatto di pollo ai ferri, e le patate al forno. Ne ho approfittato, visto che Ste arriva tardi stasera, cioè è arrivato tardi stasera, ne ho approfittato per far quelle che comunque sono abbastanza lunghe, perché normalmente le tengo in forno circa una quarantina di minuti. Adesso finisco di pulire la cucina. In realtà devo soltanto pulire il piano. Ho fatto partire adesso la lavastoviglie e sto utilizzando delle pastiglie nuove. Ve ne parlerò poi presto di come mi sto trovando con queste nuove pastiglie. Tra l'altro mi sono illuminata d'immenso e vedo che mi è spuntato un altro brufoletto qui. Stavo guardando la videocamera adesso, proprio qua, bene. E altra cosa che abbiamo fatto stasera, ta-na-na-na, abbiamo acceso la stufa. In realtà questo è tipo il terzo giorno che l'accendiamo, qualche ora per scaldare un po', perché non abbiamo ancora ovviamente acceso il riscaldamento a pavimento e in casa prima c'erano 18 gradi, quindi era abbastanza freddo. Normalmente l'accendiamo un attimino verso sera e quindi l'ho accesa, sarà accesa circa da un'oretta, infatti siamo già andati a 19 gradi e 2, quindi decisamente più caldino. Fra un po' accenderemo anche quello a pavimento, ma per il momento di giorno si sta ancora bene, quindi un po' la stufa qualche ora la sera, però ripeto, l'abbiamo appena accesa soltanto da qualche giorno. Adesso ricomincerà la noia di doverla pulire, perché mi piace il caldo della stufa, mi piace l'atmosfera che fa la stufa, ma mi dà noia doverla pulire il vetro e aspirare la cenere una volta ogni 2 o 3 giorni, però ci tocca, quindi ricomincio anche questa routine mattutina. Normalmente lo faccio la mattina prima di accenderla. Adesso salgo un attimo sul soppalco perché voglio farvi vedere, dopo finisco di sistemare la cucina, voglio farvi vedere il tavolino, perché nel video che è uscito la settimana scorsa, quello dedicato ai liquori autunnali, mi avete fatto un sacco di domande sul tavolino, è piaciuto a tantissimi di voi e quindi ve lo mostro meglio. Ed ecco qua il tavolino, una delle novità qui sul soppalco. Devo dire che c'è sempre mancato un tavolino da tenere davanti al divano, comodo per appoggiare magari sopra
non so, qualsiasi cosa, insomma, è comodo e poi mi rendo conto che va a completare questa zona e quindi ci sta bene. E la cosa molto carina è che ci sono anche quattro cassetti, due da un lato e due dall'altro lato. In realtà sono vuoti al momento, non li abbiamo ancora riempiti, però magari la copertina oppure non so, qualsiasi cosa. Può essere comoda da mettere all'interno del cassetto ed averlo quindi a portata di mano. Comunque, vabbè, adesso sono vuoti. Tra l'altro, l'ho montato da sola, quindi sono molto soddisfatta. Non è grandissimo, però non volevo neanche riempire troppo davanti al divano e ho trovato questo ideale come misura. Non ricordo esattamente, però. Vi ripeto, l'ho preso su mano a mano. Come il tappeto, abbiamo optato per un tappeto bianco da alternare a quello che c'era prima. Comunque, mi piace molto come è venuto il soppalco con gli addobbi, i decori autunnali. Poche cose nel punto giusto per dare proprio quel tocco di autunno in casa. Sono molto, molto soddisfatta. Ho messo la macchina fotografica sul mobile ed è in bilico, quindi spero che non cada da un momento all'altro, magari sono anche un po' storta, no? E comunque volevo chiudere il video, vi ringrazio di essere state con me anche oggi, di aver guardato questo video e oggi quando sono stata dai miei volevo filmare qualcosina, però visto che i lavori più di tanto avanti non sono andati, non ho filmato praticamente nulla, considerate che in realtà loro non stanno facendo un vero lavoro di ristrutturazione o cose di questo tipo e so che tanti stanno ristrutturando approfittando un po' dei vari bonus che ci sono, bonus 110, il bonus facciata, il bonus della ristrutturazione al 50%, insomma ci sono un sacco di agevolazioni, quindi se qualcuno deve magari fare una ristrutturazione o sistemare l'esterno della casa, sicuramente sono dei bonus da prendere in considerazione. Loro invece grandi cose non le stanno facendo in realtà, ma semplicemente delle piccole modifiche, piccoli miglioramenti, piccoli rinnovi in alcuni angoli di casa, facendo tutto da sé, quindi sta facendo mio papà. Al momento hanno appunto pitturato tutto il salotto e ho finito di pitturare stamattina le scale che portano alla zona notte. Poi verso sera abbiamo iniziato a mettere le luci, alla fine siamo riusciti a mettere le luci, di più come sempre lo fa mio papà, però noi cerchiamo di dare di una mano e diciamo che le luci erano un po' particolari da mettere. Mio papà poi se non mette le cose giuste come dice lui, alla perfezione deve togliere e rifare tutto perché è molto perfezionista. E quindi insomma abbiamo perso un po' di tempo, però alla fine sono state messe, stanno anche molto molto bene, fanno molta più luce rispetto a quelle che c'erano prima e mi piace molto come sono, come ci stanno sulla scala, quindi vi farò vedere sicuramente. Però visto che ci sono ancora tante cose da fare, aspetto insomma che finiscano tutto e poi magari vi farò vedere qualcosina. Comunque oggi sono stata tutto il giorno con loro, le cagnoline ne hanno quindi approfittato, sono andate a fare una passeggiata, siamo andati a fare una passeggiata con mia sorella e Pato in campagna, loro amano andare in campagna e poi sono arrivata a casa tardi, quindi ho preparato la cena ed eccomi qui. Adesso non vedo l'ora di farmi una bella doccia calda, c'è cioè Ste che la sta facendo, dopo tocca a me. E poi ci mettiamo a letto e guardiamo qualcosina su Netflix. Nulla, spero di avervi tenuto compagnia. Vi mando un grandissimo bacione. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.